Bene, ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro. Quest'oggi l'incontro è con la signora Elsa Zambonini Durul, che saluto e che ringrazio. Il doppio cognome tradisce già in parte la storia che vengono raccontate nei suoi libri, perché lei è una scrittrice, perché ha una prima vita fino ai 30 anni in provincia di Belluno e poi una seconda vita dove? A Istanbul, quindi a Istanbul in Turchia. Quindi io a Belluno sono educata, quindi faccio le scuole normali, la Gabelli, la Ricci e poi l'università allo IULM di Feltre. Nel frattempo comincio anche a lavorare, lavoro per 6 anni alla Previdenza Sociale di Viale Fantuzzi e poi incomincio a insegnare nelle scuole medie della provincia, ne faccio anche parecchie perché arrivo girando un po' tutto il territorio. Sì, Agordo, Sospirolo, Pieve di Cadore, ho girato. E poi? E poi incontro, il cuore batte. Un giorno vado in vacanza a Istanbul, incontro una guida particolarmente affascinante e la sposo dopo 5 anni. E da allora vive a Istanbul? E da allora vivo a Istanbul, ho insegnato al liceo italiano per 8 anni circa e questa esperienza è stata riversata specialmente nel primo libro ma anche negli altri. Però non ha mai tagliato i ponti con la terra? No. Io qui ho la casa, ho anche interessi economici, e, cioè in genere ci vengo almeno un paio di volte all'anno, anche di più. Però adesso erano 2 anni che non venivo per via del Covid. E questa è una premessa importante perché nei suoi libri tornano queste due vite vissute, certo. Quindi i ricordi e anche degli intrecci. Ho letto nella biografia che il primo libro, che è Lo stivale di Istanbul, ha dormito in un cassetto per molto tempo. Sì. È stato scritto intorno al 2007-2008. È un libro che una trama molto velocemente? La trama molto velocemente è anche Lisa, che è la protagonista di tutti i libri. Che è la protagonista di tutti i libri e che racconta, che è la voce narrante e racconta i libri in prima persona. Lei è nata a Istanbul per caso, figlia di un matrimonio regolare fra una levantina e un padre italiano. Quando a 10 anni succede, a 10 mesi succede qualcosa che lei non sa ed è portata in Italia dove è educata, dove cresce fino ai 30 anni e di sua madre non sa nulla. Suo padre non le mostra neanche una fotografia della madre, non sa nulla, non sa come è morta, non sa, e non la può neanche nominare perché il padre non vuole. Quindi a 30 anni perde la pazienza e va a vedere di persona cosa è successo. Investiga. Certo. Nel secondo libro, Istanbul, il viaggio sospeso. Secondo libro, Lisa viene a incontrare un diario di una ebrea che era passata per Istanbul, ci è rimasta qualche mese. Istanbul era un luogo di passaggio per i treni che venivano dalla... Siamo nel 44, sì. Per i treni che venivano dall'Europa e che portavano gli ebrei in Palestina. Solo che le autorità turche avevano una posizione molto ondivaga sul lasciarli passare, fermarli, mandarli indietro, per cui loro scendono prima della stazione. Si tratta di una donna e di un uomo, scendono prima della stazione e abitano in un quartiere, lì succede di tutto, abitano in un quartiere vicino a casa mia, fra l'altro, in una casa che ancora frequento, e ricevono l'aiuto di Roncalli, Papa Roncalli, che qui agisce come personaggio. Che era rappresentante della Chiesa, del Vaticano. Lui era nunzio apostolico nel 44, è stato nunzio apostolico. Lui ha un albero nel giardino del Museo di Gerusalemme, dei Giusti. Dei Giusti, sì. E infatti lui rilasciò 20.000 certificati di battesimo per aiutare questi fuggiaschi a fuggire, appunto. Molto di quello che racconta è chiaramente romanzato, ma attinge sempre da realtà. Un po' realtà, oddio, per questo mi sono documentata molto. Per esempio c'è la storia della struma
La Struma era una nave che proveniente dalla Romania, piena di ebrei, 400 ce n'erano a bordo. La Struma è stata tenuta per un mese, per 40 giorni, al largo, alla fonda del porto di Istanbul, e poi è stata rimandata indietro. Alla bocca dei alla bocca del Bosforo è stata fatta saltare per aria, per dire perché non si fidavano delle autorità turche. Molti di questi racconti o di questi episodi sono anche frutto di una conversazione che lei ha avuto con una sua amica, che le raccontava di questo lungo periodo in un circolo letterario che lei ha frequentato. Cioè è un circolo non solo letterario, ma anche di divertimento, di cene, eccetera, eccetera, insomma. Ed è molto antico, ed è il più antico circolo culturale di Istanbul, e si chiama Circolo Roma. E lì ha cominciato a scrivere, perché la domanda successiva è quando le è venuta la voglia di scrivere? Sì, li scrivevo per il giornale della Gazzetta di Istanbul, scrivevo cose, ho scritto di astrologia, ho scritto di viaggi soprattutto, viaggio molto io, e quindi ho scritto di viaggi più che altro, e poi correggevo le bozze degli altri. Questo interesse per l'astrologia si può anche vincere dalle storie, dalle vicende umane dei suoi personaggi, c'è un destino. Sì, certo, c'è un destino. Comunque si tratta di thriller, però non sono molto concentrata sui fatti di sangue, ma sui motivi che hanno portato, che poi non sono neanche moltissimi, seminati nei libri. Non mi piace il sangue, non mi piacciono le scene cruente. E, piuttosto mi interessa, cioè dal punto di vista psicologico, i motivi che hanno spinto i personaggi a fare determinate cose, a fare determinate scelte, a scegliersi fra loro. Cioè, tra l'altro c'è anche il problema interculturale lì, non solo perché io insegno in una scuola, ma perché Lisa, adesso non si sposa lei, mentre io sì, Lisa sta insieme con un cittadino turco. Emre, il quale ha una mentalità turca, e quindi abbiamo anche problemi di comprensione culturale fra di loro. Ecco, lei è andata negli anni 80, io ci andai in vacanza negli anni 80 e mi dicono che è cambiata molto. Madonna. È tutto un altro paese, si è molto modernizzato, è molto più vicino all'Europa. Sì. Assolutamente, cioè dal punto di vista esterno almeno sì. Poi. Ci sono delle difficoltà, insomma, ci sono delle incomprensioni. Lei usa molto spesso il termine levantino, che può essere usato in molti paesi in modo dispregiativo, colui che arriva da Levante, quindi per i turchi sono chiaramente quelli che arrivano dalla Siria e questi altri paesi. No, i levantini no. Bene, nella definizione dei dizionari questo è scritto. No, i levantini in Turchia sono persone, famiglie, che nascono a Istanbul o in Turchia comunque, però hanno radici all'estero. Ah, ok. Per esempio la mia amica è una levantina italiana, sì. Lei parla perfettamente. Mi ha messo un po' in difficoltà, perché sono andato anche a vedermi la definizione di levantino. Questo si dice ad esempio per quanto riguardano in Spagna, i levantini sono quelli che arrivano dai paesi balcanici e così via, quelli che arrivano da Levante, mentre mi sembrava aver capito che fosse anche questa una possibile definizione. Veniamo all'ultimo libro, che si intitola Acque del Bosforo, Acque del Piave, e qui l'intreccio tra le due terre che l'hanno ospitata è molto forte. Si parte da Istanbul, una lettera che viene trovata casualmente in un cofanetto e che avvia la storia, e poi ci sono continui colpi di scena. Sì, cioè i colpi di scena sono seminati veramente anche in tutti gli altri. Uno che scrive per altri si pone il problema, cioè questo qui come fai a fargli girare pagina, a fargli desiderare di andare avanti? Per forza devi inventarti qualcosa che lo induca a chiedersi ma come è andata a finire, come va avanti, eccetera, e quindi i colpi di scena per forza ce li metti. In questo caso sono due donne sparite. Una, due donne sparite.
va nel posto dove è sparita l'altra. Sì. Questa idea delle donne che spariscono è un... qual è il motivo? Qual è la suggestione che la... Ma... C'è un motivo, una storia? Cioè io scrivo abbastanza al femminile, devo dire, anche se ho molti uomini che leggono le mie storie. Però io sento molto la questione femminile da tutti i punti di vista. Io non è che mi definisco femminista, per l'amor di Dio, però femminile, sì, i sentimenti, le passioni che agitano le donne, questo sì, mi interessa molto. Beh, Lisa è una donna che asseconda molto quella che è l'immagine e l'accudimento del maschio, il... soddisfarlo, sì. Un po' per forza. È un marito turco. Ah, che qua giù ho lasciato adesso, sì. E quindi diciamo che è consapevole di queste differenze che la società impone. Dunque, Elisa si barcamena, ecco, si barcamena. Lei sa che se dovesse o volesse applicare tutte le teorie che ha lei sulle donne, su se stessa e sul rispetto che deve a se stessa, Emre ogni tanto lo manderebbe a quel paese. Però vede anche il negativo di mandarlo a quel paese. Infatti per un certo punto, sì. In quel per libro gelosia. Si impara. A un certo punto si mandano a quel paese, stanno staccati per un bel pezzo. Però i sentimenti che la... Lei diviene presa dei sentimenti che poco hanno a che fare con la ragione. Infatti lei si arrabbia con se stessa, dice: ma accidenti, ma io dovrei sapere che io non devo tornare con quell'uomo perché mi tratta male, perché qua, perché là. E però ci torna. Il legame con la terra bellunese è un legame con un fatto importante e traumatico per il territorio, che è il disastro della Vajont. Uno dei personaggi è legato a questa terra e Lisa va a cercare informazioni a Longarone. Peraltro sono delle descrizioni anche di Belluno molto precise, molto circostanziate. L'idea di legare Istanbul con Longarone, in questo caso in modo, come l'è venuta? Beh, lei non mi avrebbe intervistato se io avessi parlato solo di Istanbul. Adesso mi sta intervistando perché ho parlato di Belluno, perché ho parlato anche di Longarone. Ma siccome è tutta fantasia, uno può mettere le cose dove preferisce, dove pensa che sia meglio metterle, e poi... Cioè, c'è anche di dentro, ci sono i ricordi, c'è tanta roba. Fra l'altro all'inizio c'è scritto che il libro è dedicato a due donne che sono morte nella tragedia. Una era la mia insegnante di lettere. Marina Pontone, no, Maria, e Maria Antonietta Manarini. Ecco, Maria Antonietta Manarini era la mia insegnante di lettere, 3 anni delle medie. E Marina Pontone era compagna di scuola, sempre nella stessa classe, siamo state 3 anni insieme e sono morte lì. Quindi non sono libri autobiografici, no, però no, attinge no. molto ad esperienze sì. che sì, ha sì, avuto, sì, perché sì. Anche in questo libro si fa riferimento a una scuola, a un sì. collegio, certo. A genitori che sono stati costretti a mandare queste ragazze in collegio, origini. Certo. Nascoste, c'è dentro un po' di tutto. Ma sì, quando uno scrittore scrive, tira fuori. Senta, abbiamo poco tempo. E c'è una scrittrice o uno scrittore di riferimento che l'ha ispirata, del quale ricalca un pochino lo stile? Cioè, adesso ricalcare lo stile non lo so. Io sono sempre stata innamorata delle sorelle Bronte, in particolare di Charlotte. Io ogni tanto le cito anche perché... Che anche i personaggi maschili vengono citati. Sì, 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 sì. Heathcliff, per esempio, della Emily Bronte. Che nel momento in cui c'è il distacco per gelosia, meglio avere un uomo come Heathcliff, che certo non è delicato, che la solitudine. Sì. E sì, non è proprio così semplice. Cioè... E non si può esulare dai sentimenti, e i sentimenti vanno per conto loro, purtroppo, e benché
Una donna di oggi vorrebbe poter controllare tutto con la testa, col cervello, deve sempre fare i conti con questa coda di dinosauro che si porta dietro e che non è eludibile. Con il rischio di diventare atarassica, giusto? Cioè senza sentimenti, senza emozioni, però è un rischio che è meglio non correre. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, è un libro che sto leggendo anch'io, è un susseguirsi di continue emozioni, di personaggi che entrano in modo assolutamente motivato e logico, è una lettura molto, molto sciolta, scrive particolarmente bene, poi ho visto molte delle critiche, la premiano e la sottolineano questa sua capacità di essere molto fluida nella scrittura. Acque del Bosforo, Acque del Piave, che sono le due acque che si incontrano, peraltro c'è anche una descrizione del Bosforo sempre molto ammirata ed estatica, estasiata. La ringrazio per l'intervista, l'invito naturalmente a acquistare i libri che si trovano nelle edicole oppure solamente in internet. No, adesso ne farò arrivare degli altri, comunque tra l'altro ce ne sono due, adesso ne faccio arrivare degli altri comunque. Vabbè, quindi si trova anche nelle edicole, in ogni caso sì, nelle se librerie la si trovano in internet. Va bene. Sì. Ha già pronto un altro libro? Sì, si chiama Andrea Andrea, è stato sì, adesso in giro per correzione di bozze in autunno, cioè è già scritto, finito. E lo stiamo correggendo. Andrea è il personaggio di questo libro, è preso da quell'Andrea o è un altro Andrea? Ah no, questo non c'entra niente. Pensavo ci fosse un legame. Siccome un uomo è un nome da donna e anche da uomo, no, non c'entra niente con quell'Andrea. Ok. E quindi c'è una coppia che tutti e due si chiamano Andrea, sia lei che lui. Perché no? Grazie alla signora Elsa Zambonini Durul, vi invito naturalmente all'acquisto del libro, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento dell'ascolto e della visione dei nostri programmi. Io ringrazio anch'io.